Per equilibrio intendiamo un rapporto interpersonale alla pari, in cui si rispettano le diversità e si valorizzano i punti di forza attraverso le opportunità e le conoscenze di entrambi i sessi. Per parità, in questo caso tra generi, sottintendiamo le condizioni nella quale le persone ricevono pari trattamenti con uguale facilità di accesso a risorse e occasioni. Nel corso della storia, però, non sempre ci fu un rapporto alla pari tra essi. Nell'ambito degli studi scientifici e letterali, l'uomo fu sempre agevolato, al contrario della donna, che ebbe una strada in salita per realizzarsi e per arrivare al suo pari in maniera dignitosa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo le numerose rivolte delle suffragette, molte donne uscirono dal ruolo di angelo del focolare, ottenendo così in Italia, anche se in ritardo rispetto agli altri paesi, il diritto di voto. Nonostante la nascita del movimento femminista, ancora oggi non si può dire di aver ottenuto una reale uguaglianza, tenendo presente che i paesi orientali versano ancora nella totale arretratezza. Prendiamo come esempio i premi Nobel, onorificenze a livello mondiale attribuiti a coloro che riescono a distinguersi in diversi ambiti del sapere umano. Vi presentiamo due diversi personaggi che fecero la storia nel campo della medicina. Nata a Torino nel 1909 e deceduta a Roma nel 2012, Rita Levi Montalcini è stata una neurologa e senatrice a vita italiana che ha ottenuto nel 1986 il premio Nobel per la medicina. Originaria di una ricca famiglia ebrea, fu costretta a emigrare in Belgio durante la persecuzione razziale. È stata socia nazionale dell'Accademia dei Lincei e cofondatrice della Fondazione IDIS Città della Scienza. Ottenne il suo più grande riconoscimento grazie alle sue ricerche in campo neurologico del fattore di accrescimento della fibra nervosa, noto anche come NFG, ovvero una piccola proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati, molto importante nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, poiché permette la creazione del cervello. Tutt'oggi è ancora studiato per trovare la cura di alcune malattie gravi che colpiscono il sistema nervoso, come sclerosi multipla o tumori. Nato a Catanzaro nel 1914 e deceduto alla Jolla nel 2012, Renato Dulbecco è tra i biologi che hanno progettato il sequenziamento del genoma umano. Studia insieme alla Montalcini, lavora come medico militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Studia in diversi atenei illustri come il California Institute, l'Imperial Research Fund e il Salk Institute. Ottiene anche lui il premio Nobel per la medicina nel 1975 grazie ai suoi studi sui meccanismi di autoriparazione del DNA danneggiato dalle radiazioni. Lavora sui batteriofagi e ne rivela la riattivazione. Inoltre riuscì ad isolare il primo mutante del virus della poliomielite, una scoperta decisiva per la messa a punto del vaccino. Infine studia anche i virus che causano i tumori, dimostrando che il materiale genetico viene incorporato nel DNA della cellula ospitante. Ecco alcune citazioni. I Nobel, essendo un'onorificenza prestigiosa, hanno bisogno dell'approvazione dei membri dell'Accademia e ciò impiega tempo. Infatti, i premi spesso vengono insigniti dopo anni e in passato le donne non avevano le stesse possibilità di studiare che hanno oggi. Di conseguenza, è maggiore il numero degli uomini che ha ricevuto un Nobel. Con ciò si vuol far passare il messaggio che uguaglianza non significa mettere la donna prima dell'uomo, ma offrire le stesse possibilità affinché entrambi i generi possano portare scoperte degne di un certo prestigio. Dei premi Nobel. No dunque alle quote, ma sì ad una sensibilizzazione per scardinare i pregiudizi di genere. Vogliamo assicurarci che tutte le donne abbiano un'equa possibilità di essere considerate per un premio Nobel. Vogliamo che ogni vincitore sia premiato per aver fatto la scoperta più importante, non per il sesso e l'etnia. Questo è lo spirito delle ultime volontà di Alfred Nobel, Comitato di Assegnazione.
Dal grafico possiamo vedere che i Nobel sono stati assegnati per il 94% agli uomini e solo per il 6% alle donne. Ora illustriamo alcuni grafici riguardanti le donne e l'accesso all'università. L'effetto Matilda. In ambito accademico è esemplare il cosiddetto effetto Matilda, dal nome dell'attivista statunitense che ha osservato quanto i lavori realizzati dalle scienziate hanno avuto meno citazioni di analoghi lavori condotti dai colleghi uomini. È importante in questo senso anche ricordare quanto ha influito l'accesso all'università, non garantito alle donne fino ad un tempo relativamente recente anche nei paesi occidentali. Il cervello degli uomini e quello delle donne differiscono nel modo di processare le informazioni e controllare le emozioni, il linguaggio e i processi cognitivi. Stimano diversamente il tempo, sono spesso diversamente abili nell'effettuare calcoli matematici, orientarsi nello spazio e visualizzare oggetti in tre dimensioni, campi in cui gli uomini sembrano avere maggiori capacità. I maschi mostrano maggiori abilità motorie e spaziali, e le femmine tendono ad avere superiori competenze relazionali e sociali. Esistono differenze di genere anche nella suscettibilità e nella risposta ad alcune malattie. Per esempio, tra gli uomini è più comune il Parkinson e tende a colpire maggiormente le donne, l'Alzheimer, l'ansia o la depressione. Le motivazioni scientifiche per cui queste malattie si sviluppano più frequentemente nell'uno o nell'altro sesso restano in gran parte ancora oggi inspiegate. È importante che la ricerca tenga conto di queste evidenze. Le connessioni sono delle strutture cerebrali che si occupano dello scambio di informazioni tra le parti del cervello. Possono essere forti o deboli in base alla diversità delle notizie. Le connessioni deboli sono intercerebrali, che comunicano con varie strutture. Invece quelle forti sono intracerebrali, che comunicano all'interno della stessa struttura. Tra le connessioni c'è bisogno di equilibrio, perché la rete connettiva, che è un insieme di connessioni forti e deboli, può essere paragonata ad una rete sociale. Per esempio, in un gruppo ci sono solo persone che parlano e prendono informazioni tra di loro, rendendo le notizie monotone. Invece, in un gruppo con persone anche esterne, si avrebbe una varietà di informazioni. Il cervello dell'uomo e quello della donna hanno connessioni diverse ma complementari tra loro. L'ennesima conferma delle differenze cerebrali tra i due sessi arriva da un articolo scritto da un gruppo di medici dell'Università del Pennsylvania, i quali hanno analizzato le differenze nel corso dello sviluppo di 949 individui, 428 uomini e 521 donne, tra gli 8 e i 22 anni di età. In seguito è risultato che le femmine hanno una maggiore connettività tra l'emisfero destro e quello sinistro, invece per i maschi le connessioni maggiori sono all'interno di ciascun emisfero. Le differenze maggiori si sviluppano a partire dall'adolescenza. Quali sono le conseguenze? I cervelli maschili sono infatti strutturati per facilitare il coordinamento tra la percezione e azione, mentre le donne sono più intuitive, hanno una maggiore memoria, sono più emotivamente coinvolte quando ascoltano le altre persone. In un certo senso, le differenze di genere nel comportamento umano mostrano una complementarità di tipo adattivo.